Giulia Leonardi per schiacciare la pedofilia, seconda edizione. E la cosa bella di questa serata, secondo te? Beh, questa è una grandissima iniziazione, secondo me è un grande evento che hanno organizzato e, insomma, per divertirsi tanto e per parlare di questo tema che comunque è molto molto importante. Per fortuna un po' di persone ci sono, noi finalmente facciamo una pallavola un po' diversa, un po' per divertirci e speriamo che serva qualcosa, insomma, a questo evento. Teresa Rossi Matuscova, ti abbiamo visto particolarmente attiva dal punto di vista comico in questa partita. È una tua specialità, non la conoscevamo così bene. No, non è la mia specialità, però diciamo che mi sono detta siamo qua stasera per divertirci, divertiamoci. Parole sul tuo allenatore. Non ho capito. Due parole sul tuo allenatore. Ah, questo qui, coach, è un bravissimo coach, deve fare le cazziate a tutti e quindi cosa si deve fare? Per questo che state vincendo allora. E certo, infatti, appena si fa un errore, fa il cambio e quindi vinciamo perché così giriamo tutti i 20 giocatori, anzi, non so quanti siamo, 25, 30, giriamo ogni 5 Ritornando alla parte seria della serata, che cosa ti ha convinto a partecipare, se c'è stato bisogno di convincerti? secondi. Non ho capito? Cosa ti ha convinto a partecipare se c'è stato bisogno di convincerti? No, non c'è stato bisogno di convincermi. Io quando vedo pedofilia ovviamente ci sto la prima perché sono assolutamente contro, è una cosa che non capisco, non capirò mai e li avrei messi in carcere tutti e quindi quando si combatte contro la pedofilia io ci sto anche se piove, nevica, ci sto. Allora, in bocca al lupo per le tue battaglie anche in campo. Crepi. Giulia Pisani, ti abbiamo visto particolarmente agguerrita, polemica e scorretta questa sera. È questa la vera Giulia Pisani? È la Giulia che si diverte tantissimo, mi sto divertendo davvero tanto. E dai, faccio quello che non posso fare in campo, soprattutto con l'arbitro, con le avversarie. Sto divertendo davvero tanto. Con le compagne e con i compagni perché non fai altro che rubare palloni dalle mani degli altri. Sì, così oggi ho giocato, quindi sono contentissima. Un intermezzo divertente ma anche serio in un campionato impegnativo insieme a tutto il resto. Esatto, comunque un po' di divertimento, di stacco ci vuole sempre, che se no impazziamo anche noi. Bocca al lupo e buon proseguimento. Grazie, grazie, ciao. Abbiamo vinto meritatamente nonostante alcuni elementi che io ho fortemente non voluto, no, proprio mi sono imposto, però niente, ha dato il massimo, qualcuna ne è uscita anche un po' rotta. Grazie ragazzi, grande. Loro due, lei era con me, gli altri due. Ho preferito l'altro coach, secondo me non era in grado. Però sono molto felice di questo evento e loro hanno promesso che ognuno di loro la prossima volta porterà due persone, quindi diventano tre e quindi il palazzetto sarà pieno entro il 2018. Siamo un po' lenti, però la matematica non è opinione. Ciao!